Eccoci, buonasera a tutti e eh, benvenuti a questa live veramente speciale eh, con eh, Danilo che è ormai eh, di casa un po' sugli schermi degli audaci dalla, Stavolta eh, dalla... da con il Nuvole. nome, con il ruolo ufficiale di vicepresidente di Stane Nuvole. Vai, Quindi anche ci abbiamo proprio le, le autorità, eh. e abbiamo anche un'autorità del, del mondo del fumetto, e non solo. Mi verrebbe da dire che è Giuseppe Palumbo, eh, mio omonimo, mm. ma condivido davvero solo il nome con, eh, con Giuseppe. Perché, eh, in realtà, già, già è stato nostro ospite in passato. Perché abbiamo Uh, abbiamo avuto anche il privilegio di ospitarlo in una diretta durante Luca Changes nel 2020, sempre per parlare uh, di Diabolic e sempre aveva a che fare con Matera, che è un po' il thread union di questa di questa live, di questa diretta di, di 2020, stazione. Ramarro direbbe bei tempi. <ride> bei tempi <ride> sono <ride> stati. In pieno, allora, in, pieno, in pieno lockdown, in pieno lockdown, come diceva Woody non... Allen, l'umorismo è tragedia più tempo. Eh, esatto, per fortuna, esatto. per fortuna esatto. le cose stanno andando meglio, quindi possiamo anche concederci una risata. Va? Possiamo riderci eh, un sì. po' su, eh, diciamo eh, sicuramente, tutti quanti. Eh, conoscete Giuseppe Palumbo, ma eh, mi preme ricordare il suo ruolo di disegnatore di Diabolic eh, nell'occasione appunto di questa diretta proprio perché eh, abbiamo pianificato questa live in occasione della pubblicazione del numero 900 di Diabolic, che è un numero cioè, enorme che anche solo a pensarci ci fa. Venire il mal di testa, eh, però insomma i, i disegni, parte dei disegni, sono portano la firma proprio di, eh, di Giuseppe Palumbo eh, e, e per un'altra anche celebrazione che sono appunto i 60 anni della, eh, di questa testata in, in Edicola. Eh, io partirei, eh, insomma, intanto ringraziando Giuseppe per la la presenza qui, ma proprio partirei chiedendogli, eh, cioè, tremano un po' i polsi a pensare 900 numeri in edicola? Beh, sì, sono quei traguardi eh, che si possono solo sognare in certi casi e che si possono contare anche sulle, sulla punta delle dita di una mano, forse, <ride> almeno in Italia, poi all'estero ovviamente le cose vanno diversamente. Ma... È chiaramente sì, un risultato che, solo eh, Tex è arrivato a quel numero lì sì sì, sì, sì infatti eh, ce l'abbattiamo con eh, lo sceriffo <ride> maledetto e eh, beh insomma tra guardie e ladri insomma <ride> siamo, siamo sempre lì <ride> un costume italiano sono, se non sono sceriffi sono ladri e <ride> Uh, quindi, sì, chiaramente per me essere presente su, una, su questa pubblicazione è chiaramente emozionante. Ecco, diciamo che è emozionante nonostante il fatto che eh, ormai sono vent'anni, eh, quest'anno è a cavallo, diciamo, tra, della mia storica entrata in Astorina cioè non vi immaginate che entri tipo Garibaldi col cavallo dentro la redazione, ecco, cioè, a cavallo nel senso che tra il 2001 e il 2003 sono apparse le mie prime pubblicazioni a Storina. quindi sono, due, sono 20 anni su per giù uh, ma se dico la... astrali, 60, eh, anni, sì, sì, 60 anni di sì, eh, con... cioè, Ecco, la mia, prima, la mia prima pubblicazione è stato il remake del numero 1 in occasione dei 40 anni di Diabolic, quindi festeggiare il sessantesimo, insomma. Proprio qualche giorno fa mi hanno mandato una foto uh, uh, che risaliva alla presentazione del remake. E la mia barba era di un bel nero corvino, eh. e viceversa, adesso eh, sono sembro più Babbo Natale. Diciamo: Ok, quindi io riassumerei dicendo quando c'è da celebrare qualcosa. I nostri faccio il di maestro conosco. di cerimonie, sì, sì sì. Io cosa, ho. Ho dei, faccio, sì, sì. Sì, faccio anche degli spettacoli di magia gonfio i palloncini. tra <ride> e... cosa... no, ecco l'altro se non sbaglio, eh, tu in genere diciamo, disegni eh, le, diciamo, le testate di un certo tipo delle linee eh, diciamo, de del mondo di Diabolic e come dire. Tu sei il disegnatore sì, del Salone del Buono di Diapoli. Mi prendono sempre per le pizze. Di no, per, le pizze. Eh, no ah, per dirti, anche quando disegnavo Martin Mister, quindi insomma, stiamo mm -hmm. parlando eh, di un altro editore, insomma, anche lì non è che ho disegnato i numeri regolari della serie Martin Mister. Eh, ho fatto sempre le storie di Martin Mister Extra, la storia per Comic Art, la storia per il Salone del Libro di Torino. Insomma, sempre... Storie d'altrove, quindi tutte serie un po' come dire laterali, dove, la mia, dove il mio stile, per fortuna, me l'hanno fatto mantenere integro, dove mi sono divertito molto, devo dire. So, penso per esempio a Storie d'altrove, che è stata una fatica bestiale, però lì veramente ho, ho, ho raggiunto delle. Uh, come dire, delle, uh, dei livelli di sofisticatezza, della, di sofisticazione, nel, no, quello è un'altra cosa, nel, nel segno, uh, se no arrivano i nas. E, uh, e mi ricordo che in quel, mentre stavo inchiostrando quella storia, c'era ospite a casa mia Paolo Bacilieri, che ancora non aveva pubblicato una tavola con Bonelli, adesso è una delle colonne della casa editrice. E mi ricordo che guardando le tavole che stavo disegnando, rimase completamente stupito e mi disse ah ma quindi si sì, sembrava una... Frankenstein Junior si sì, può fare, può fare. Io <ride> dì, sì, certo che si può fare anzi dovresti fare quindi in qualche maniera quindi ci, sei, questi... dicendo, ci sei dicendo che, che diciamo, diciamo anche non, è che Bacilieri... con... non è colpa mia se Paolo Bacillieri è bravo eh, posso dirlo <ride> beh però, per fortuna, quel giorno credo di aver instillato un dubbio perlomeno in Paolo Bacilieri, che poi ha dimostrato invece di essere il, il grande autore che è. Insomma, quindi, eh, vabbè, noi siamo quasi due cuginetti io e Paolo, quindi rischiamo sì. di diventare Melenzi adesso. E, No, no, ma fai Però bene. è vero quello che dice Danilo, cioè mi hanno sempre messo nel salotto buono, diciamo... Eh, quello è... Infatti volevo agganciarmi a una domanda. No, è infatti è, è, come dire, è segno di come dire, una certa stima, tra parentesi, e soprattutto sì. eh, dal punto di vista tecnico-pratico, dato insomma, che tu sin da piccolo mi hai sempre sottato a dire per fare i fumetti ci vogliono i muscoli. Eh. Stare nel salotto buono come vuol dire... diceva Stefano Tamborini. Eh? Penso... <ride> per stare nel salotto buono vuol dire che, insomma, ah, hai la possibilità di curare con attenzione il segno, di, 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 pre... di, di, di usare que quell'ero sinuoso che ti caratterizza al massimo della potenza. Pensi che invece facendo parte de del team dei disegnatori regolari? Che ogni mese devono sputare fuori 60 maledette, cioè ogni due o tre mesi, perché la mm. cadenza è diversa. Ah, senti... Avrebbe tolto qualcosa al tuo segno? Oppure no, no detto, credo. Magnus, neri a go go, e ciao. Esatto. <ride> Francamente, non credo. Cioè, okay. eh, anzi, la mia velocità di crociera nel <ride> <il> disegnare <ride> mi permetterebbe eh, di, di, di stare benissimo in una serie regolare. Uh, senza okay. modificare uh, la qualità, chiamiamola così, della, della performance. È chiaro che quando c'è da correre chiunque uh, denuncia il debito di ossigeno. Eh? <ride> Mi ricordo infatti, per esempio, alcune tavole che credo poi siano state ritoccate di Magnus, delle 110 pillole, quando apparvero su Totem che io compravo nonostante le censure orribili che, lo, eh, che falcidiavano le pagine delle 110 pillole, mi ricordo un episodio dove vidi chiaramente perdere colpi, cioè c'erano delle figure distorte, delle cose che non, che non mi tornavano a, nello stile abituale, di, come dire, nel range abituale della qualità di Magnus. E infatti venne a sapere che le aveva fatte un, in un tempo record, in situazioni a, di disagio totale e quindi chiaramente un, un pelo si vedeva me ne potevo accorgere magari io e qualche un altro ma esatto. eh, però un po un po si vedeva quindi è chiaro che tutti eh, quando sono in situazioni di stress qualcosa si vede insomma però ecco questo voglio dire non mi eh, anzi mi ricordo ancora i fantastici anni 90 quando scappa da ridere perché fantastici per modo di dire quando eh, contemporaneamente lavoravo per eh, la Bonelli, la Kodansha e la Fenix La Fenix era la casa editrice che in un certo senso aveva messo, su, che, che aveva messo su Daniele, che in un certo senso era anche la mia, mettiamola così, la eh, eh. casa editrice: nel senso che io e Davide Fabbri eravamo un po' eh, le, colonna, le colonne portanti, le colonne d'ercole di questa casa editrice, tutti e due ben piazzati. Quindi insomma, e, e mi ricordo che in quel periodo alla Bonelli passavo per uno lento a disegnare. E quindi mi chiedevano, riesci a fare almeno 10 tavole al mese? E io, in pieno actor studio, dissi, bah, farò di tutto per riuscire a fare quelle 10 pagine ogni mese, non vi preoccupate. Tornavo a casa, facevo le dieci pagine e poi durante il resto del mese eh, ne sfornavo almeno altre 20-30, eh, che potevano essere di Ramarro, di Tosca la Mosca o delle serie dell'universo Cyborg. Sì, eh, sì. Quindi per dirti che eh, potrei benissimo stare dalla parte del fumetto più seriale, eh, senza in realtà, a meno che di qualche incidente, modificarne, modificarne né l'assetto classico né il mio stile, però per qualche motivo eh, vengo etichettato, vedi come un, un, un autore lento, un, un, uno sperimentatore, un... Uno da, uno, uno, uno da uno prendere uno con le pinze, uno da uno prendere uno con le pinze va bene. Sono tutte, tutte cose che a me stanno benissimo. Eh, per carità, non, non mi ci sono sempre trovato a mio agio. Quindi, poi per fortuna, devo dire, capitano occasioni come questa del numero 900. In cui posso confrontarmi direttamente anche con un altro formato che a me è carissimo, il formato uh, pocket. Uh, su cui sono cresciuto leggendo le, la, proprio le opere di Magnus, leggendo I Neri Italiani, leggendo Alan Ford, leggendo La Compagnia della Forca, uh, non posso dire gli altri titoli perché quelli. Era soci, facevano palle anche quelli. Che... Ah, certo, certo, era proprio un, un formato ah. formidabile, anche occultabile facilmente, quindi in quel senso perfetto. E, quindi ha messo le Giussani, se non mi sbaglio. Questi uh, sono le prime a proposito tascabile sì, sì. proprio perché l'italiano medio che comprava Diabolic e tutto il mondo, no, 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 più che l'italiano medio. Più che l'italiano medio, scusa se ti correggo, ma più che l'italiano medio era il lavoratore, magari il brianzolo, eh, il, mm -hmm. il lombardo che prendeva la, la Tre Nord per andare a lavorare a Milano e Quindi avevano calcolato un, un tempo medio di lettura del percorso, che ne so, da Monza <ride> a Milano. E, e quindi questo tascabile che loro compravano, mettevano in tasca, saliti sul tetro, se lo leggevano il tempo che arrivavano a Milano per andare a lavorare, era perfetto. E infatti avevano ragione. Ah, Ma al, al di là dell'idea dell che gli aveva che, devi sapere che la redazione della. Eh, della storina e veramente a due passi dalla stazione di Cadorna dove arriva la Trenord quindi le due sorelle Giussani vedevano bene qual era il loro pubblico che affollava le edicole e che cosa portava dietro la scriscetta il, il, il pranzo <ride> vabbè comunque eh, di sicuro, quel formato ha fatto la storia del fumetto italiano e eh sì, siamo più formato, formato che dopo 60 in anni. Della... Sì, sì, fa... Oppure, attenzione, mm. è il formato dei manga, di molti manga. Fateci eh, caso. Ma... Scusa se entro, però non a due vignette. Cioè, il manga, no, un certo, certo. è una, Lì è una comunque... differenza di, Lì una eh, differenza il... di linguaggio. Attenzione, il sonco italiano è, comunque è un più, po più piccolo rispetto a. Al magazine originale, che è leggermente più grande come sì. dimensione, quindi, sì, sì. cioè proprio la, 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 la pagina a due vignette, a che poi diventa massimo quattro. Eh, è sì. proprio uh, è veramente, uno stile, è un modo tutto italiano Esattamente. di fare fumetto Esattamente. Più di quella a tre strisce della Bonelli. Sì, assolutamente, sì, sì, sì. O, oppure, se vogliamo, il vero, il vero formato all'italiano è quello a striscia, quello mm. iniziale. Eh, gli album all'italiana per i francesi sono quelli orizzontali, va eh? detto. Mm -hmm. Però in realtà quello è un formato ormai per uh, palati fini, quindi <ride> lo consegniamo, a, lo dico in un certo senso perché è proprio l'ultimo libro che è uscito per uh, Marco Lucchetti editore, la biografia di Vincenzo Vela che ho fatto per il mercato svizzero e per la Fondazione Vela che è in Svizzera appunto, è in formato orizzontale, in questo formato all'italiano. <ride> okay, okay. E, però ecco, dicevo, sono for mi ritengo fortunato ad avere l'occasione di pubblicare su, un su questo formato in quelle dimensioni perché è il mio formato elettivo. Mi ricordo veramente anni fa, sempre sembra un vecchio rincoglionito. Scusate, ma sono diciamo talmente da raccontare che mi scappano. E, a Luigi Bernardi, editore della. Uh, di Nova Express all'epoca uh, di Granata Press esatto uh, proposi di allegare a Nova Express un, un mio pocket uh, con delle storie in bianco e nero che avrei fatto sulle, con le avventure di un, uh, di un pope bizantino forzutissimo che si chiamava Meteora e che era le cui storie erano ambientate un po' a Matera, eh, una, con un'atmosfera molto dark, eccetera, eccetera. Mi guardò come a dire: Tu sei pazzo, eh, tu mi vuoi far riempire, vuoi, vuoi, vuoi farmi farcire Nova Express. boh, non lo so. Quello lo dici di tu che sei l'editore. Io vorrei fare questo. Eh, poi lui fece il pocket della bionda di Saudelli. <ride> quindi, quindi è. Eh, Faceva già la ristampa dei, dei, dei lavori di Magnus in formato Pocket, ecco, non è che ero diventato pazzo, era andato lì, ah, perché non recuperiamo il formato Pocket? No, gli, di, gli proponevo praticamente di fare un lavoro autoriale perché era scritto e disegnato da me in un formato che invece era super popolare e lui, in parte, lo fece con la Bionda. E, devo dire. De Gustibus <ride> Saudelli ha fatto il suo, io non ho fatto il mio, ma pace. Non, 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 è, non tutto riluce, diciamo. <ride> non, non mi dispiace anche perché se sono poi sul 900 di Diabolic, mh, direi che mi posso anche accontentare. No? <ride> non è una storia, mia, insomma, va bene così. V Volevo, e... eh. Però anche questo discorso diciamo, della, della tua passione per, per il formato eh, classico del, del nero italiano o comunque in generale che sì. de, è okay, partito da Diabolic eh, mi fa pensare anche eh, prima di entrare in Astorina eri un appassionato di Diabolic e di questo formato, cioè eh, lettore prima che autore. Allora, più che di Diabolic, ero appassionato soprattutto dei lavori di Magnus in quel formato, quindi stiamo parlando della concorrenza. Ford. Uh, sì, e ovviamente l'ho sconosciuto, ovviamente mm. la compagnia della Forca. Uh, devo dire che... Sì, sì, però devo dire che io sono sempre stato amante del... Eh, di uno spirito più eh, realistico, eh, cinico in qualche maniera. Quindi lo sconosciuto prima di tutto è eh, l'umorismo grottesco, cinico appunto di Alan Ford e anche questo fantasy eccezionale che, che secondo me bisognerebbe assolutamente continuare perché La Compagnia della Forca è una serie continuabile. Eh, ne ho anche parlato in altre situazioni con il compianto Giovanni Romanini che era uno delle, dei due, eh, non era solo di Magnus la compagnia della Forca. Voglio, voglio dirlo, cioè, eh, l'apporto di, di Giovanni è stato molto, molto importante. E, e anche lui mi disse: Ah, tu pensi che possa, dico, guarda. All'epoca eh, stavamo ancora vivendo gli strascichi dell'enorme successo del, del Signore degli Anelli. Ho detto, guarda, quale momento migliore sarebbe adesso lanciare un, un fantasy italiano? E la compagnia della Forca, in qualche maniera, è stato quello. Insomma. Vabbè, comunque, eh, eh, magari, magari se si... lo compra Netflix Italia per farci una serie visto che in questo periodo fra. <ride> uh, la ruota del tempo. Eh, ne, su Netflix. Con eh, come si chiama quello con i capelli bianchi che lo fa l'attore di Superman. The Witcher, The Witcher e l'anno prossimo su Amazon Prime esce quella sul cinema degli anelli. Eh, Magari <ride> mi ricordo la, una spade, vecchia, oh, trovo di spade. <ride> e, <ride> eh, è, e, tra tra è troppo evento... recente. La... Eh, una ricordo vecchia ricordo. gag di, che, non mi ricordo se era tunnel o Avanzi, dove c'era tipo. Sergio Castellitto per Italia 1 fa Padre Pio per Rai 1 fa Padre Pio poi l'A7 che era appena nata Giobbe Covatta fa Padre Pio quello più sfigato che non vorrei che poi faccia quella fine lì il fantasy italiano, quindi magari meglio di partire no, no. a fumetti sì sicuramente cioè, vabbè sarà che io sono, faccio parte di una generazione un po' analogica e Ridaglia che sembro rincoglionito ma eh, <ride> Io lo amerei non solo disegnarlo, ma se non posso disegnarlo io, vederlo disegnato e vederlo in edicola magari mi farebbe strapiacere, insomma. Quindi questo è un appello. No, vabbè, insomma, l'ho buttata lì. Comunque sì, io più che un amante del, del genere, ecco, Diabolico, per esempio, non è che fossi un appassionato lettore, l'ho sempre detto questo. Uh, ne ammiravo moltissimo la grafica, il formato, uh, il. Uh, lo stile in un certo senso. Zaniboni mi ha sempre piaciuto moltissimo eh, come disegnava, quindi le storie in sé per sé non, me, non, mi, non erano di mio non erano la prima cosa che, mi che avrei letto. Ecco. E siccome all'epoca ce n'era tantissimo da leggere, francamente, eh, preferivo buttarmi nell'universo Marvel o, se mi volevo fare una grassa risata, in Alan Ford quindi a tutti gli altri mi sembravano meno interessanti, anche se forse proprio diabolic eh, era quello che mi sentivo più vicino, perché era quello più superhero in un certo senso. Mm. Eh, e quindi, oh, sarà il destino che mi ha fatto incontrare proprio lui. Oh, poi eh, appunto, cosa ti ha fatto incontrare proprio diabolic? Come sei arrivato è tutta, colpa di, è tutta colpa di Alfredo Castelli, eh, <ride> eh, che, con cui eh, stavo parlando. Quando già. facesse quel volume dove c'erano diversi autori italiani che hanno fatto delle brevi storie, mi ricordo c'eri tu, c'era Milazzo. Eh, so Parli di visto, Colt, da lontano, visto, visto da lontano. lontano. No, ma in realtà visto, noi avevamo già partito. fatto... No, 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 noi avevamo ah, già fatto no. il remake del numero uno. Quello esce oh, nel okay. 2001 in realtà, ehm, come dire, per preparare il quarantennale, che sarebbe stato poi nel 2002. E eh, ehm, la sceneggiatura di, del remake è di Castelli, che riprese quella della, della Giussani, e senza modificarne nulla dell'assetto ricucì semplicemente alcuni passaggi che, per farli funzionare meglio in un certo senso, quindi fu un'operazione veramente di neanche di restyling, perché lo stile è quello della Giussani alla fine, ma di um, restauro in un certo senso della… Uh, tecnico proprio della, della storia e poi uh, indico me come disegnatore a Mario Gomboli che ne, mi conosceva così un po' vagamente e infatti ricordava che si era fatta l'idea che io fossi una specie di omaccione gigantesco come lui tra l'altro <ride> uh, magari verde con la cresta e invece poi quando <ride> mi ha visto ha detto ah vabbè ok è uno di della Contea, quindi possiamo lavorare tranquillamente. E sì, era abbastanza hobbit, devo dire. A vedere um... Stomati era sempre la Contea. Eh, certo, certo. Cioè, cioè, sì, ventelli sì, di sì. scautismo, reparto hobbit. Assolutamente, siamo d'accordissimo. Sempre lei. per tornare al fantasy, eh, quindi. Eh, sì, sì, esatto. Eh. E, e quindi Alfredo mi propose, eh, feci delle prime prove... Eh, la Giussani le vide, anche se, se ormai era poverina, era quasi alla fine. Eh, non so se le ho dato il colpo di grazia. Non, <ride> però, Spero insomma, di no, mi, insomma. Eh. Disse che andavano bene, dissero che eh. andavano bene e quindi mi, mi fu affidata la sceneggiatura e da lì poi è partito tutto. Perché eh, io presi l'impegno con un entusiasmo strabordante, perché eh, dopo le fatiche di Storia d'Altrove quando dico fatiche intendo proprio fatiche bestiali perché erano 170 pagine che ho realizzato nell'arco di quattro anni di cui un anno privo di sceneggiatura <ride> quindi, quindi con de dei salti temporali nel, tra una tavola e l'altra e um, capita anche questo nel fare i fumetti insomma uh, quando ebbi di fronte una sceneggiatura fatta finita completa di x pagine non mi sembrava vero Ah, allora adesso mi posso mettere a fare solo questo bene quindi partì di gran carriera mh, mi divertì moltissimo nel fare la documentazione e devo dire che quel, quel lavoro di raccolta di immagini eh, mi è poi servito per quasi vent'anni successivi perché eh, tutte le storie che sono venute dopo sono delle derivazioni in qualche maniera della come dire, del vecchio Diabolic rielaborato da me, quindi erano tutte storie ambientate negli anni 60, sì, in, in, magari in situazioni eh, geografiche differenti. Penso, per esempio, eh, quando disegnai la storia del, 2000, del 2003, quella, la prima, de, il vero primo grande Diabolic d'Edicola, quando Diabolic non c'era, eh, dedicato a vacant. c'era una lunga sequenza di Evacant. Eh, ambientata negli anni 60 in Sudafrica, in una specie di Sudafrica. Per riuscire a documentarlo eh, non sapevo da che parte sbattere la testa perché la rete non era così ricca come adesso. Mm, adesso cerco Capotto anni 20 con eh, risvolti sul bavero. Scrivo, c'è. <ride> Uh, insomma, per farvela breve, dovete andare a fare delle ricerche in biblioteca. Fortunatamente a Bologna c'era una biblioteca specializzata nel terzo mondo, mm. e quindi trovai dei libri fotografici ambientati uh, di fotografie fatte durante il periodo dell'Apartheid, quindi perfette. Per il, mio, per il mio racconto, e quindi strautilizzate dopo qualche anno, uh, Anni dopo mi chiesero di fare un altro speciale su Eva, quindi con alcuni richiami al eh, qualche anno fa, proprio insomma. Eh, credo sia stato 2019. Adesso guarda, non me lo ricordo, eh, francamente. E, la data esatta non me la ricordo. Beh, ma comunque c'erano di nuovo delle scene mie date in Sudafrica. Eh, andai a recuperare le fotocopie che avevo da qualche parte, poi mi venne il dubbio, ho detto, ma vediamo che cosa trovo in rete. C'era il mondo, c'era il Sudafrica, ma l'ira di dia c'era cioè ogni abitante del Sudafrica dagli anni '60 a oggi praticamente alla faccia di Big Data. Insomma, e, e quindi diciamo e che. Alfredo un sacco da questo punto di vista, è... fare questo eh, lavoro sì. mm. Alfredo Castelli è il responsabile. Uh, con lui, poi ci siamo tornati a confrontarci su Diabolico con gli anni perduti nel sangue. che è un'altra bellissima storia che mi hanno affidato e non a caso sia il remake che questo Gli anni perduti nel sangue hanno fatto raccolta di premi perché insomma devo dire che loro hanno scritto veramente, intendo loro, intendo Alfredo Castelli con la Mario Gomboli, con Tito Faraci, insomma hanno, hanno strutturato sempre delle storie molto molto solide. E io mi sono divertito a disegnarle. <ride> Tra l'altro, visto che siamo in tema, è interessante notare come in realtà, eh, diciamo, se volessimo analizzare anche la storia editoriale di Diabolic, eh, il tuo ruolo che ha, da come lo descrivi tu sembra quasi così tanto marginale, in realtà eh, all'interno della serie Il Grande Diabolic. Si è sviluppata poi tutta una continuità, proprio ad esempio, eh, mi fa piacere parlare del, del discorso del passato di Eva Cante. Per, proprio perché eh, effettivamente eh, stavo controllando nel 2020 eh, la storia: Io sono Eva, eh, di cui sì. ho realizzato anche la, la cover, eh, e che, eh, diciamo, in realtà è come se eh, avesse eh, comunque sicuramente dato eh, nuova linfa anche al passato del personaggio ma ora non voglio dire che è, è una sorta di eh, restaurazione di nuova in, diciamo linfa solamente ma è anche come se fosse eh, aver contribuito in qualche modo alla biografia ufficiale di questi personaggi di Eva in particolare ma non solo perché poi c'è anche tutta la storia del passato di diabolic che non è solo quella del remake ma anche certo. con degli elementi comunque inediti eh, per quanto sia un personaggio con 60 anni di storia editoriale si pensa ok ha già detto tutto ha già espresso eh, tutto quello che si poteva dire sul personaggio sul suo background da dove viene eh, che cosa ha fatto nella sua giovinezza eccetera mentre invece eh, autori tra i quali Giuseppe Palumbo hanno dimostrato che c'è ancora qualcosa da dire. Io ti ringrazio, ma mi attribuisci anche delle, dei meriti che però in realtà sono soprattutto editoriali, quindi Vabbè, io so. faccio Editoriali, ma parla. comunque cioè, eri, cioè, eri all'interno. Esatto, sì, sì. è la volontà dell'editore che si esplica attraverso un accurato lavoro di eh, scrittura con eh, l'aiuto appunto soprattutto di Tito Faraci, ma anche di altre figure brillanti. Una l'abbiamo citata, era Alfredo Castelli, ma potrei citarvi anche Sandrone Dazieri, che appunto scrisse con, con Tito uh, lo speciale del 2003 di Evacanti, che abbiamo citato poc'anzi. Uh, quindi, uh, in un certo senso, io sono l'ultimo pezzetto di, questo, di questa fase di elaborazione. Uh, se mi devo incensare, in un certo senso... Si, il mio ruolo sta in quello di dare un volto a questo progetto di costruzione della continuity, continuità eh, esatto. eh, che stanno costruendo in casa editrice. E questo ovviamente mi fa piacere perché devo dire che in questo senso mi danno veramente carta bianca e, e spesso e volentieri io do dei suggerimenti da un punto di vista visivo di, a come rendere più forti eh, alcuni dei contenuti delle storie. In questo senso mi ascoltano, quindi sono molto contento di far parte della squadra, ecco, mettiamola così, e che questa squadra stia costruendo intorno a un personaggio che forse poteva anche andare tranquillamente per i fatti suoi senza grossi problemi, però che sta costruendo questo grande racconto che ormai dura da vent'anni e non smette di essere interessante, come ho detto nell'intervista che c'è sulle digole del sud. Ehm, tutti gli anni, ogni tanto mi ricordo ci trovavamo con Gombo e diceva: Ma, ma quest'anno che cosa facciamo? chiedevo, e lui diceva: Eh, ci stiamo ancora pensando. Come dire? Mm. Ogni anno era una bomba nuova, quindi, <ride> quindi come dire, non è che, non è che era poi così difficile, in un certo senso. Eh? Quindi eh, penso che ci saranno eh, tantissimi spunti. Poi ormai Diabolico l'ho disegnato a tutte le età, praticamente l'ho disegnato quasi neo, neonato. Neonato, perché l'ho disegnato quando lo trovano nella barchetta nella tempesta. L'ho fatto un po' più pupetto che quando lo crescono sull'isola di King. Poi ragazzino, ragazzo più grande, ragazzo che fa fuori di King, eccetera, eccetera. Non sto spoilerando cose ormai, sono cose note ormai. E, per cui, insomma, anche, anche questo in un certo senso mi, mi rende felice, nel senso che non mi sono trovato a disegnare, e qui forse torniamo alla questione della dell'essere preso per le pinze, non sto, non sto disegnando una serie regolare dove Diabolik è sempre uguale a se stesso, sto disegnando una serie dove Diabolik è bimbo in fasce e eh, gran figlio di, eh, come in tutti, in tutti gli albi da 60 anni a questa parte Quindi, che è un po' un eh, compedio alla serie regolare per certi versi sì, 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 io veramente io lo considero un'unica narrazione, praticamente. Mm. Questi venti speciali. Se, se, in, se provate a rileggerli un, in un binge watching, diciamo, della, della, dei grandi diabolici, viene fuori un affresco eh, non meno interessante, secondo me, di molte cose americane, ecco, che mm. viceversa passano come il non plus ultra dell'intrattenimento dell mondiale. Sicuramente molto collegati tra di loro e eh, tra l'altro con tanti rimandi interni all'interno delle storie e questo ci riporta anche al numero 900 perché anche questo numero 900 sì, ha, sì. ha eh, appunto dei, dei rimandi alle storie del... Eh, del Soprattutto agli anni perduti nel sangue che citavamo prima, proprio si apre con eh, la prima pagina mandato in... In panne moltissimi lettori. Ho visto su Facebook. Tutti dicevano: Beh, ma dove è finita la copertina? La copertina interna. Abituati da 60 anni a una copertina interna, trovare di botto una scena abbastanza truce, cioè eh, bloccato il, il cattivone Ronin da, da, da un diabolico con una pistola. Cioè, una roba fuori, proprio un'entrata a gamba tesa diciamo, verso il lettore. Eh, poi in realtà si scopre che non era diabolico ovviamente, che, che, però il poveretto di Ronin fa una brutta fine. Non spoilerò oltre perché vabbè comunque sono storie già pubblicate. Ecco, quindi... Eh, eh, insomma, che stavo a dire, me so penso... C'è un so... legame con, con il Grande no. Diabolico anche in questo caso. Sì, 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 sì. e mi era, mi era successo anche già in passato, ecco, per celebrare eh, altri compleanni come quello di Eva Kant per esempio. Eh, Uh, mi, era, mi è stata affidata una parte del passato di, uh, di Eva, anche nel, in un numero della serie regolare, anzi un paio se non mi ricordo male. Um, dove l'ho disegnata quando era reclusa nel penitenziario nella, uh, a Morben, diciamo il correzionale per ragazze. E, boh, insomma, questi inserti mi. Eh, mi fanno sempre piacere quindi vedermi in edicola nel formato a me tanto caro fa, fa molto piacere. Mi è, è stata anche affidata in un paio di occasioni la copertina, quindi stracontento. E, eh, Oltre a buona parte delle copertine, però, eh, posso dire però che disegnare in quel formato per me è difficilissimo. Mm. Cioè, io credo che sia un'impresa veramente riuscire a far quadrare. Uh, sarà che io ho l'horror vacui per cui tendo a riempire le tavole di tanti dettagli di tante mm. situazioni. E per fortuna il formato grande del grande mm. Diabolic mi permette di farlo. Uh, i, i, gli appassionati ritengono che il, il più bello che ho disegnato è il remake. E ho detto per forza lì. avevo a disposizione il formato libro, una 4 praticamente. Quindi mm. eh, lì è, è, è chiaro che lì ho esagerato anche se vogliamo con i, con i dettagli. Ho detto provate a vederlo ridotto, quel lavoro lì, vedrete che funziona, ma un po' meno rispetto agli altri. E così riuscivo a convincere, ma non del tutto. E, disegnare invece nel formato 10-15, il formato cartolina, quello pocket, è, mm. è difficilissimo perché bisogna avere una, la capacità di centrare in pochi, in pochi dettagli il, il perno dell'azione. Azione che si dipana in quattro vignette, <ride> cioè quindi quello che in una tavola di tex accade neanche in una pagina, in mezza pagina, lì accade in due pagine. E, sì. e quindi anche lì i tempi di lettura, i tempi di densità dell'immagine sono tutti da calibrare. Eh, non solo, anche la qualità del segno ne risente, perché eh, un conto che è a disposizione una tavola dove puoi far volare il pennello come ti pare. Ma quando devi lavorare in miniatura, eh, non è uno scherzo. E quindi anche questo, eh, cioè quando Mario scrive a dire. Nero, nero a Gogol, eh, aveva ragione lui, cioè così eh, sì. poteva funzionare quella narrazione lì, non in un altro modo. Se la riempi sì. di dettagli non funziona più. Si perde l'occhio. Mi viene da dire che il formato, diciamo, stando un po' su McLuhan, invece del medium è il messaggio. Il formato è il messaggio. In certo senso, sì, mm. sì, sì. Beh, fortissimo. Tra l'altro, eh, questo discorso del, del, della struttura delle tavole eh, credo che, che credo sia eh, davvero molto interessante. Eh, ha appunto delle differenze tra quelle del, della serie mensile che, che giunge tutti i mesi in edicola e appunto il grande Diabolic. Perché comunque il grande Diabolic alla fine non è, non è il formato pocket nero classico, ma non è nemmeno quelle stesse tavole ingrandite, cioè eh, no, 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 una scansione differente proprio della, della, della sì, storia, sì, sì, anche sì. del ritmo. No? Assolutamente. E... Uh, e sin dal primo che ho disegnato ho cercato di costruire una gabbia di quella pagina uh, che in qualche maniera tenesse conto dell'occhio del lettore abituato al, al, al formato pocket. Quindi per esempio molto spesso, spesso e volentieri, anzi le, le mie tavole sono divise in due, in due riquadri, uno superiore e uno inferiore. Come se fossero le due classiche vignette del pocket, in realtà poi ogni striscia è suddivisa o in vignette verticali tre vignette verticali, per esempio, se c'è un'azione rapida, dove c'è un bot e risposta, per esempio, tra due personaggi. Eh, e viceversa diventano una serie di strisce quando ci sono diversi cambi d'azione da, di scena, quando ci sono che so, inseguimenti, per esempio. Allora lì diventa un po' in cinemascope. Però il sì, c'è sì. l'idea di mantenere questa struttura orizzontale che è tipica della vignetta dei pocket quindi anche quella me la sono studiata e l'ho mantenuta integra per, lo più, per quasi tutti gli speciali eh, dove invece mi sono sbizzarrito è stato quelle, nella, uh, nel, mh, nel frangente della, eh, del nuovo diabolic del diabolic alternativo che una, è una specie radicata. di reboot, esatto esattamente, esattamente. Lì, lì mi sono proprio sbizzarrito. Uh, pensavo soprattutto a, a certe gabbie di Mike Mignola, uh, sì. ah. uh, a certe regolari, soli... però, comunque molto libere ah, con sì, i sì. campi che si muovono fra le diverse storie. Uh, pensavo sì. a certi manga, per esempio, ad Akira, sì. per esempio uno dei miei grandi amori ehm, però sempre mantenendo una, una sorta di equilibrio che è tipico della serie insomma, ecco, quindi senza fare eh sì, grandi... Tu sei un grosso sperimentatore di formati di edizioni passi dal bianco e nero cioè sei passato e passi in continuazione dal bianco e nero al colore alla bicromia alla, alla struttura con una griglia americana, è una cosa per il mercato giapponese. Quindi insomma, come dire, eh, è un po' come se, per fare un esempio, uno che sa guidare la moto, eh, la moto da cross, la, le, le auto di Formula 1, le auto da rally e, e comunque non, non sbanda mai. Cioè, non ah, so, questa volte mi sono schiantato, eh, Danilo. Cioè mi... eh, vabbè, però. <ride> diciamo l'astro della reggi no non è tutto quello che riluce come dicevamo prima eh? quindi vabbè so. diciamo che non, non mi sono fatto mancare l'occasione di divertimento anzi io credo che proprio se c'è una cosa che definisce il mio lavoro è proprio questa enorme curiosità sulle possibilità del mezzo mm. eh, molti mi, mi hanno ah, ma perché non hai sviluppato un tuo personaggio come, che ne so, come magari altri autori hanno fatto che ne so come Leo per esempio, una come Ortolani che ha fatto Ratman per dire, no? eh, beh io penso int intanto bisogna essere un grande talento come Ortolani per portare avanti un personaggio come Ratman, eh, ma non era la cosa che mi interessava, cioè, io comunque sono nato su, rivi su una rivista come Frigidaire, se non ci fosse stata Frigidaire io oggi sarei un archeologo, lo dico sen senza problemi. ehm Uh, Direttore forse, del stato, magari. forse sarei stato un buon archeologo <ride> però di sicuro non sarei stato un disegnatore di fumetti se non ci fosse stato Frigider perché eh, eh, su Frigider eh, lo, lo ripeto spesso e volentieri eh, l'estetica che ne veniva fuori, l'impegno di tutti gli autori presenti su Frigider era quella di sperimentare velocemente era Boh, forse eravamo tutti eredi di, di strane idee anni 70, io sono del 64, quindi un po' precoce forse, però eh, c'era un editoriale di Cannibale eh, fatto da Stefano Tamburini, mai troppo poco citato, eh, sembra anzi troppo poco citato, eh, che diceva, eh, riassumendo i contenuti di quel numero di Cannibale, su un bellissimo disegno di pazienza, rapidi colpi di rasoio su carne viva. Questo era il contenuto di Cannibale. E credo che questa, questa affermazione, che sapeva di punk sicuramente, che era figlia della sua epoca in un certo senso, però in realtà era, era, era tutto lì. cioè tutte le nostre storie di quel periodo, cioè di metà degli anni Ottanta. Età, insomma, dagli anni Ottanta in poi, erano questo, erano colpi di rasoio su carne Rapidi, anzi colpi di rasoio su carne viva, perché erano tutte storie di una assoluta brevità, dalla, dalla tavola singola al massimo 10-12 pagine. Già a pagina 12 si vedeva che l'autore si era rotto i coglioni, scusate il francese. Eh, Scozzaro in particolare faceva delle prime tavole meravigliose. Filippo alla quarta tavola già non ne poteva più, iniziava a ridurre le vignette, tirava via. La storia restava una bomba, per carità, però si vedeva che la poteva disegnare non dieci volte meglio, cento volte meglio, <ride> però andava bene così. E tutti quanti eh, ci siamo in qualche maniera mossi in quella direzione lì, perché era la cosa che a noi sembrava più interessante da fare. In un panorama eh, che in edicola vedeva il trionfo, cioè la stabilità di un personaggio seriale come Tex, di altri personaggi che, come dire, strutturalmente facevano del buon serial, cioè quindi ripetevano se stessi, con modifiche, eh, come dire, di puro intrattenimento. però era quello. Uh, il grande fumetto d'autore era, che ne so, Corto Maltese, che, viva Dio, era, era mainstream anche questo. Uh, non vorrei dire un'eresia, ma Zero Calcare è mainstream adesso. È lui stesso sì. il personaggio di se stesso. Quindi, insomma, <ride> è così come lo era Corto Maltese, quindi tutti gli altri... Eh, tutta questa gang di, eh, di fuori di Melone eh, puntavano ad altro, non, non gli interessava essere tutti i mesi a dire la stessa cosa o giù di lì o sforzarsi per renderlo più interessante. No, si ripartiva da zero, come diceva pazienza in Pompeo, vuoi mettere rinascere? Cioè, per loro era questo, a ogni storia, per loro, anche per me che comunque sentivo la necessità di un mainstream. No? Ramarro, in un certo senso, era riproporre sulle pagine di Frigidaire un personaggio fisso con tutta la sua pazzia, cioè ogni storia di Ramarro era diversa dalla precedente, eh? quindi... Stilistica, ma Frigidaire era, era andato un po' a perdere questa dimensione che organizzava la follia delle, delle sue pagine. In Zanardi, in Rank Xerox, in Primo Carnera, in Joe Galaxy, era diventato un'esplosione un di esperimenti che però non trovavano come dire una sorta di fil rouge, un thread union. E io quindi ri, 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 riattivai come dire, la tradizione, tra virgolette, di, di Frigidaire. Io inizio a pubblicare nell'86 su Frigidaire, era nata sei anni prima, non è che era nata 60 anni prima. <ride> come diabolica adesso eh, quindi eravamo, non eravamo coetanei ma i punti di contatto tra me e Pazienza e, e Scozzari e Liberatore Tamburini che ahimè non ho fatto in tempo a conoscere e Mattioli insomma con Mattioli io condividevo tantissimi modi di vedere il fumetto e per noi era tutto questo, cioè era una, una velocità di narrazione, la sorpresa ogni, ad ogni storia per riattivare le sinapsi dei nostri lettori <ride> e sorprenderli, sorprenderli tutte le volte, sorprenderci noi per primi, se non ci divertevamo noi per primi nell'inventarci una cosa. Mai vista come direbbe Sparagna adesso, fondatore insieme a, a, ad Andrea del maivismo <ride> cioè, eh, eh, era questo: insomma, dovevamo rinnovarci di volta in volta e soprattutto non dovevamo romperci le balle noi per primi per non romperle ai nostri lettori. Questo era un po' anche l'assunto, in un certo senso. Quindi, eh, storie brevi: storie brevi di grande intensità, di fortissimo impatto grafico. Quindi da questo imprinting questa cosa sei riuscito a portartela dietro pure con Diabolic perché appunto... Ma assolutamente, sei... sì, 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 sì. Cioè, nel senso che io non sarei capace probabilmente di scrivere una storia di Diabolic, più, più volte la, in redazione è venuta fuori l'idea di affidarmi una storia, ma io mi sono tirato indietro, ho detto non sono, non, non sono adatto in un certo senso, non ho la forma mentis per organizzare una storia di Diabolic, Posso disegnarla, questo sì. Perché? Perché in ogni storia mi invento qualcosa. Mi invento qualcosa per renderla particolare. Eh, vuoi una struttura della gabbia, vuoi il, il, come dire, la definizione di un, di un personaggio. Eh, vi faccio un esempio su tutti. Un carattere, in, una, in una storia dove c'era il personaggio di Natasha. Il, il vero primo grande amore di Diabolic non lo sappia mai Eva Vacante, ci ha fatto anche le cosacce con quella lì. Eh. Eh, L'ho disegnato, quindi posso... Ma è vero, esiste. Ti vedono a letto e nella didascalia Diabolic svicola, perché sta raccontando a Eva la storia, la traccheggia, diciamo. Anche negli anni perduti nel sangue c'è cioè un intercorso con una orientalina, niente male. Ma sicuramente Natascia è stato il grande amore prima, prima di Eva, e prima di Elisabetta, anche sfigatissima donna. E, um, quando mi arrivò la sceneggiatura, e e Natascia era definita, secondo me, in, una, in un modo che non era uh, abbastanza forte. E quindi proposi una mia interpretazione. Uh, veniva definita un po' come una dark lady uh, da, uh, della La tradizione, noir, da tradizione, no, da tradizione del pulp, okay. ehm, Che viveva in una villa con uno scalone. Uh, mi immaginavo l'immagine che mi balenò alla mente: era Gloria Swanson, <ride> qualcosa tipo viale del tramonto, capito? E uh, che invece con Diabolica non c'entrava una mazza, secondo me. Ecco, ci voleva qualcos'altro. Ecco, dal mio punto di vista, ci voleva qualcosa di più, di più forte. Ecco. E allora mi sono immaginato eh, il contesto e la definizione del personaggio in una maniera più personale, più mia. Eh, è venuto fuori questa figura longilinea, fasciata di nero, sì, come le Vamp, ma molto moderna, molto più anni 60. Uh, in una villa disegnata da Alvar Aalto uh, e non quindi con lo scalone uh, più no? modernista esattamente e suonava il pianoforte nella prima versione e invece io proposi di farle suonare il violoncello perché intanto era più sexy no? eh sì poi, poi da, da da Rayman eh sì in e, voi. Uh, il violoncello cioè sia eh, eh, come dire, il concetto del corpo femminile, sia l'archetto che eh, simbolo maschile, e eh, quindi era molto più audace, diciamo, <ride> come, come, come figura, eh, ma soprattutto lei era una. Um, Criminale internazionale che girava il mondo avendo sedi più diverse, quindi non me l'immaginavo una con la villona così, con delle belle ville pensate ad hoc eh? e soprattutto non che si porta dietro il, il, il pianoforte a coda, ma si porta dietro il suo violoncello. Quindi sì, quello sì. che va fuori è la, un altro personaggio in un certo senso, sebbene molto simile a quello che, aveva, che mi era stato proposto in sceneggiatura. Poi vabbè, lì mi sono divertito ancora di più perché nella, nella sequenza in cui eh, Diabolic entra nella villa di Natasha che sta suonando il, il suo violoncello in piena notte, in, un po' in desabie, eh, quindi già una situazione bella hard, diciamo, eh, le ho fatto suonare il, il notturno di Chopin e andai a cercare dal signor Bongiovanni, benemerito venditore di musica classica a Bologna, eh, la uh, partizione per violoncello del notturno di Chopin. Bello. Quindi fotocopiai le, le, alcune, alcune zone del pentagramma che, coste, che come dire, bordeggiano le, le vignette di, quelle, di alcune pagine e, e beh, quelle sono quelle, quei piccoli. Uh, momenti di creatività che, sì. Eh sì, che insomma, magari sono son, son giochetti per carità però secondo me fanno cioè danno un senso anche alla sì, uh, danno tridimensionalità al alla... fumetto sì, eh. certo sì, sì. Eh, mi piace diciamo, eh, sottolineare l'aspetto un po' di eh, appassionato del fumetto a 360 gradi di Giuseppe Palumbo, ma anche eh, questo discorso di eh, continuo bilanciamento tra eh, il lato un po' più pop, quello che lui stesso ha detto mainstream prima, e un, un approccio anche comunque più underground, perché oltre a diabolic, io non dimentico mai che Giuseppe Palumbo continua eh, a Diciamo con, con la sua produzione anche, eh, diciamo, sotterranea, che comunque non. Sì, non sì, ormai posso, parlare, posso parlare di autoproduzione, ormai in questo sì, senso. Sì, Mi sono affrancato in questa direzione, che credo sia molto contemporanea, tra l'altro. Esatto. E quindi sì, alcuni libri, come l'ultimo, eh, Pasolini 1964, Canto all'Ofra, per esempio, sono eh, libri che, e dove li hai mai visti? Eh, saranno stati distribuiti in 20 librerie in tutta Italia? Sì, anche nella libreria italiana a Parigi, per dire, sì, ma l'hanno visto. In, uh, veramente, non, non è che vai in libreria lo trovi. A Matera sì, ma se vai so, alla terza non lo trovi, okay, non, me lo riordini, non me lo ordini su, uh, su Big Cartel. Ma uh, a me va bene così perché, per, tanto per dire, eh, un libro come Pasolini 1964 l'abbiamo ristampato un paio di volte. Quindi, insomma, vuol dire che comunque ha funzionato. Ecco. <ride> Quindi, per il quanto il sono... background, comunque ha il suo, il suo perché. Eh, sono due dimensioni visitato... più sperimentali, anche il saggio. A me viene in mente il saggio elettrico di il saggio Action 3, elettrico. il bazar elettrico così un mischio le parole scusate. Pasolini 64 è come dire il secondo volume di quella collana che era nata con Lavieri, poi il lockdown un po' ci ha fatto perdere. E, e abbiamo deciso di continuare per conto nostro tranquillamente. Insomma. È... Vedendo che comunque i risultati erano più o meno simili, quindi senza dar fastidio agli amici di Lavieri, abbiamo proseguito per la nostra strada. E, e un po' il retaggio che dicevi prima: cioè quell'imprinting di Frigider, che insomma, sì, sì, non, non puoi stare senza fare delle cose un po' più bizzarre, un po' più ramar <ride> dove magari ti liberi da certi, eh, come dire, certi schemi che magari il personaggio o l'ambiente ti impongono sì, perché il punto è, è questo in maniera cioè, blanda eh, come è... la prima cosa che ti richiede è rispetto mm. rispetto per l'età innanzitutto, quest'anno sono tanti e, e rispetto soprattutto perché è letto da una quantità di gente eh, enorme ed eterogenea quindi non puoi fare il fenomeno per citare proprio per citare Pasolini insomma, eh, quando fu ospite di Biagi in, in TV, Enzo Biagi in tv e Enzo Biagi gli diede facoltà di, eh, eh, di dire quello che voleva Dice, non hai nessun, eh, nessun vincolo di quello che ti pare. E Pasolini giustamente dice, no, io non posso dire quello che mi pare in un contesto simile perché sarei io offensivo. Ecco, ecco. E quindi in questo senso non posso fare quello che mi pare con Diabolic. Posso fare tutto quello che posso per farlo diventare un po' mio. <ride> questo sì. Eh, tantaro, cioè, eh, di, dimostra come dire un, a parte un, una certa eh, educazione intellettuale <ride> eh, che molto spesso non si trova. Soprattutto, che ne so, io come pure Giuseppe, vengo da, dal mondo dei, dei comics americani, vabbè, come tutte e tre, vediamo così: dove invece ognuno si sente libero di ribaltare <ride> i personaggi come gli pare eh, con. Picchi autoriali e picchi di bonnezza assoluta. Però, vabbè, um, ma stando sempre il discorso delle interpretazioni, la domanda mm. che tu, tutti ci vogliamo porre ma questo Dai. film di Diabolic oh. è stato? Tu che sei stato su, sul set, che sei diventato eh. più famoso degli attori stessi, per un po'. candidato premio Oscar per la migliore interpretazione di disegnatore da tribunali. Esatto, cioè, ci porti Beh, la no, sua Come attore non protagonista, eh. Sì, eh. non protagonista. non protagonista. Beh, devo dire che mi sono divertito moltissimo anche in quella situazione, faticosissima tra l'altro, per, per, eh, perché eh, ero, facevo parte del gruppo delle comparse, eh, che erano in, quella, in quel giorno lì erano più di un centinaio, L'unico che lavorava ero io, di fatto, perché stavo <ride> lì a disegnare. <ride> <ride> Gli altri stavano seduti e hanno guadagnato uguale. Eh, per andare... <ride> eh vabbè. È la vita. No, vabbè, Scherzo, ovviamente, mi sono divertito moltissimo in quella situazione. Anche lì ho messo il mio zampino. Quando abbiamo fatto il trucco e parrucco, diciamo, hanno adobato stile anni 60. Mi hanno messo una cravatta. Io non porto mai la cravatta. E persino quando mi sono sposato, non c'avevo la cravatta. Penso di con grande scuorno dei miei. E, eh, ho, ho detto, guardate, secondo me, per il mio personaggio. Ho rotto i coglioni a tutti, praticamente, sempre, in ogni situazione. Eh, eh, per il mio personaggio, forse più che una cravatta ci vorrebbe un, un papillon perché sa comunque. Uh, per quanto disegnatore di tribunale sembra artista, sono. Ah, io ho fatto venire il dubbio, mi hanno parlato con, uh, mi hanno portato dai manetti simpaticissimi, tra l'altro, ho esposto le mie ragioni. Ho detto: Ma sì, ha ragione, mettiamoli, proviamolo qua anche col papillon Mi hanno messo questo papillon che non stava in piedi maledetto, <ride> però è piaciuto. <ride> e quindi, durante le riprese, ogni tanto venivano addrezzato il collo. Maggiore, però vabbè, il film. Il film, eh, ne ho sentite di cotte e di crude, ma eh, <ride> eh, io sono andato a vederlo, mi sono divertito. Cioè, eh, è come vedere al, al cinema un, una storia di Diabolik. Chi andava lì con altre aspettative resta deluso probabilmente. Probabilmente non ha mai letto una storia di Diabolik, mi viene da dire, perché cioè, l'operazione... Al limite del filo logico che hanno fatto i manetti, per me è apprezzabilissima. Al letto di certe sbavature, ma oh, ragazzi! Cioè, nessuno è perfetto, diceva? <ride> diceva in quel filmetto lì. E, eh, e a me, francamente, di sbavature, mi è sembrato di vederne pochissime, quindi, quasi nessuna, quindi, per me è un buon film, è un buon film assolutamente molto, molto rispettoso del personaggio, Uh -huh. eh, credo sia piaciuto moltissimo ai fan del personaggio infatti che sulle prime erano partiti tutti quanti con le unghie da fuori ah ci avete toccato diabolic poi quando l'hanno visto ho detto oh però <ride> è proprio diabolic <ride> ma guarda e quindi tutte le, le maledizioni che avevano mandato prima ah Marinelli non assomiglia a ah, Miriam Leone che c'entra e eh? poi quando l'hanno visti soprattutto sì, la leone ma... <ride> la leone spacca lo schermo quindi benissimo così insomma. tra l'altro e... molto appassionati manetti bro, cioè si, si vede che è un è, atto d'amore nei confronti assoluto. proprio del del, del, del diabolico anni 60 proprio sono dei grandissimi eh. lettori di fumetto cioè non sì, di diabolico sì. di fumetto loro e sono sì. dei grandi, grandi appassionati proprio sì, sì. quindi capiscono anche le differenze tra un fumetto e l'altro quindi se hanno scelto di fare diaboliche e l'hanno fatto in questa maniera è perché sono degli esperti in un certo senso Gomboli sì. eh, mi raccontava che eh, negli anni, si parla di un film da diversi anni in casa editrice eh? di una eh, serie addirittura si parlava una volta di prima della serie di oh, Sky prima della serie Sky si parlava di un film già da tempo, ma ti sto parlando forse di dieci anni, se non di più. Mm. Eh, fu un, uh, mi chiesero anche di fare una visualizzazione, una tavola, di una delle scene, di uno dei trattamenti di questo ipotetico film che non fu mai fatto. Eh, Gomboli tutte le volte bloccava le lavorazioni perché i soggetti che arrivavano erano impresentabili, l'approccio al personaggio era sbagliato. Mi raccontava anche che una volta gli è arrivato un soggetto dove c'erano anche gli alieni, pensate in voi, <ride> l'immancabile figlio di Diabolic, cioè delle cose che anche il più eh, il meno avvezzo alla lettura di Diabolic sa bene che sono inutili da porre sul, sul piatto. Diciamo. Eh, quindi Gomboli un po' l'aveva data su quasi, <ride> sul, <ride> si era un po' stancato. Quando sono arrivati Manetti che praticamente, con i quali ha lavorato proprio a stretto gomito a gomito, non gli sembrava vero. Ecco. Poi, se si vuole fare un altro genere di dibattito, ah, ma questo è un personaggio che avrebbe delle chance in altre direzioni, va bene, ci sto, possiamo discuterne sulle possibili evoluzioni del personaggio diabolico. Una l'abbiamo tentata anche con DK. Ma abbiamo, abbiamo anche visto che, per quanto abbia funzionato, non ha funzionato quanto l'altro Diabolic, quindi ci siamo anche un po' fermati. Ripeto, non è che sia andata male, le intenzioni su DK erano diverse rispetto a quelle della serie eh, in bianco-nero: noi ambivamo ad una, ad una platea internazionale in quel caso. Eh, solo che eh, molti editori stranieri ci chiedevano di arrivare già con una serie di non so 40 storie <ride> cioè, cioè, e ne abbiamo fatte 600 di tavole non 100 600 ne abbiamo fatte quindi eh, non ci sembrava neanche proprio pochissimo chissà magari in un, in un secondo momento con eh, con altri sì. disegnatori altri, altre, altre situazioni editoriali forse lo riprenderanno però ecco questo voglio dire sicuramente il personaggio di Diabolic ha delle chance di tipo diverso eh, può essere anche altro e sicuramente nel panorama del, fu del fumetto italiano Diabolic è quello più internazionalizzabile di tutti forse più di Tex eh, però tra il dire e il fare <ride> c'è di mezzo il mare veramente. Quindi eh... mi, mi viene da dire sul film: chissà se questo, magari uno scorsese lo penserà di più di, di quello che ha detto degli altri cinecomic, perché bah, so. può darsi. Mi viene da dire, se, però attenzione è meno da parco divertimenti eh, esatto, forse di prima sì. di farglielo vedere al signor Scorsese bisognerebbe anche fargli leggere un Diabolic per fargli capire da dove viene, è quello forse un po' il tra virgolette il problema. Nel senso che veramente se sei un, un, un lettore di Diabolic esci col sorriso. Se, eh, se non l'hai mai letto, e invece, magari poco prima hai visto Spider-Man. Dici, ma cos'è sta roba? Ma dove sono finito? Sì, <ride> è un anti-blockbuster, diciamo, esatto. è, è io l'ho definito contro. e mi sono trovato d'accordo poi dopo qualche tempo con Gianni Canova, che è un grande esperto di cinema. Per dirvi che forse qualcosa l'avevo azzeccata pure io. L'ho definito un film concettuale, cioè è stato fatto pensato, con l'idea di fare qualcosa di non consueto insomma, di adatto, costruito su una sorta di mood diabolic che esiste da 60 anni quindi questo limiterà le sue possibilità sul mercato internazionale. Vabbè, Ci vogliamo lamentare del fatto che è stato uno dei film più visti in quest'ultimo periodo, uno dei successi del cinema italiano di questo periodo in cui è stata eh, la macchina si... schiaccia sassi di Spider-Man. No, no, ma ti dico di più. Dal 2018-2019, cioè pre-COVID, ad oggi, a Natale di quest'anno, c'è stata una riduzione dei, bi del, dei biglietti staccati al cinema del 70%. Sì. Se questo film fosse uscito nel 2018, nel 2019, ma avrebbe sbancato, sì. e nonostante tutto, ha fatto 2 milioni e mezzo di incasso. Sì, cioè, sì, è che. Cioè, ritornando scorse scorsese, teniamo conto che ce ne sono so, altri due in so, arrivo. Eh. Ce ne sono eh, altri speriamo. due. Cioè, due i, magari tre. il fumetto americano uh, no, non è così, diciamo, criminale da uccidere le possibilità di un diabolic e di farlo viaggiare nel resto del mondo. A parte che forse ora dobbiamo temere più il manga perché sta monopolizzando le librerie di tutta Italia. Invece il cinema ormai sta diventando solo quello perché i costi sono insostenibili cioè. e quindi sì, meno va, viva Dio che è riuscito a reggere e sono d'accordo con te nel 2019 quello avrebbe sbagliato eh, ne, st ne staremo parlando in altri termini che comunque sono ottimi ribadisco, sono mm -hmm. andato bene quindi adesso mi aspetto di vedere intanto il suo passaggio sui canali Rai sui streaming eh. E poi l'uscita del, del secondo che hanno finito di, di, di girare. Hanno finito di girare anche il. Ah, finito esterni. anche già. Eh, sì, sì, sì. sì, sì, sì. L'uscita pre, prevista al netto delle, Vabbè. del Vabbè. È prevista per novembre di quest'anno. Quindi per celebrare bene. appunto i 60 anni. Fico. Bene, bene. Se, sempre per rimanere in tema 60 anni e sempre per rimanere nel. E anche diciamo nell'affetto che in tanti tra cui anche i Manetti Bros eh, hanno nei confronti di eh, Oh, ma in tutto questo, questo parte prima parte. di chiudere, perché io devo andare a cena, mo ve lo dico. Sì, eh. vai. Ah, e credo anche che chi magari quei due o tre che ci stanno sentendo. E, ma sì, sì. Ehm, dobbiamo annunciare una cosa, vedere, eh. Eh. fare sabato. Oh, da eh, eh. Chi chiamerai sabato? Allora, siccome gli happening si fanno nelle librerie, nelle, nelle, nelle arene, fiere. nelle fiere, eccetera, Giuseppe, da buon, come dire, antico figlio dell'imprinting uh -huh. di Frigidaire ha detto, ma perché non fare un firma copie nelle edicole che poverine soffrono e invece sono loro il vero mondo che ci ha regalato le, le emozioni... 60 anni di Diabolic e tutto ciò che abbiamo citato. Quindi, sabato a Matera, nell'edicola centrale, la buona edicola futura eh, di fresca acquisizione di una giovane ragazza materna che ha scommesso in questo progetto. Eh, Giuseppe firmerà e dedicherà le copie del numero 900 di Diabolic a tutti quelli che verranno a Matera o che sono già in zona alle 5:30 e mezzo ci vedremo lì con un banchetto, anche perché all'aperto insomma, non corriamo i rischi che stanno al chiuso... Poi c'erano Purtroppo... pure tolto la mascherina. No, <ride> certo, se c'è il sembramento lì. bisognerà rimettere. Quindi almeno si potranno vedere i sorrisi, se, no. cioè, si tornerà a vivere un'atmosfera di normalità. De, 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 Potremmo di stare vita. tranquilli, questo è sicuro. Questo esatto. è sicuro. Quindi venite numerosi, portate la vostra copia, compratela, le dico la futura, lì di Piazza esatto, nel esatto. nel pieno centro di Matera, e Giuseppe Salli. Chi l'ha già comprata la può portare, gliela firmo senz'altro, ecco, non è, sì. <ride> è un'operazione biecamente commerciale, sì. insomma, è più veramente l'idea di fare una festa eh, per festeggiare appunto questo traguardo di Diabolic, per festeggiare questa, la nostra amica Michela dell'edicola, dell e... e Così, per festeggiare il fumetto italiano, che nonostante tutto funziona benissimo, funziona benissimo, <ride> esatto, sì, e eh, ricordiamo anche le, le edicole come luogo di, di, di passione, come luogo in cui poter speriamo anche in futuro continuare a coltivare eh, la passione per, eh, per il fumetto, proprio come, come mezzo sì. espressivo, per il fumetto seriale, tra l'altro, perché diciamolo. Eh, non stiamo parlando di graphic novel in questo caso stiamo parlando di eh, fumetti che possiamo trovare ogni mese in edicola e tra l'altro abbiamo un cuore un commento dall'edicola stessa che eh, ci sta seguendo e, ed è bellissimo concludere così io non riesco ad aggiungere altro dopo, dopo un annuncio bello eh, di questo tipo che diciamo non è solo ok, ci siamo visti in diretta, ma rimaniamo ognuno eh, nelle proprie abitazioni. Ma eh, ci possiamo ci, incontrare. Ci ritroviamo dal vivo eh, in, un, in un luogo che è un'edicola. Dai, che ci vediamo sabato! È la piazza centrale di Matera, quindi non potete sbagliare. Per chi è in zona, l'invito ecco. è. è se, paese. se volete capire di che cosa stiamo parlando, potreste riguardare per la settecentesima volta. Uno dei mille film che hanno girato a materia, visto che stiamo parlando di cinema, eh, giusto in ultimo, eh, l'ultimo 007, se volete vedere sì. qualcosa. Non c'è proprio magari quell'edicola quel poveretto, però insomma. No, però è a due passi da una sgommata della sgommata esatto. 007 c'è le l'edicola. Sì. Esatto. Forse trovate esatto. ancora eh, un pezzo di ruota di... di <ride> Quasi. Bene. Va bene, grazie ancora e siamo veramente voi. contentissimi e onorati di aver potuto ospitare su questi schermi Giuseppe Palumbo, anche Danilo che ormai è di casa ma anche lui insomma ha, eh, ci, ci, ci delizia con le sue anche trovate, con le sue osservazioni eh, anche tecniche eh, ed è sempre un piacere eh, dialogare con voi e allora arrivederci dal vivo.